Assemblea federale dei giovani per parlare, veramente tanto tempo, perché l'ha ricordato prima Paolo nel suo intervento, sono passati tanti anni dall'ultima Assemblea federale e sono 17 anni di militanza politica nei giovani padani della Lega Nord. I ringraziamenti sarebbero troppi, infiniti, sicuramente rischierei di dimenticare qualcuno, non ci provo neanche, però il ringraziamento migliore, il ringraziamento più importante credo sia quello di avere la consapevolezza di aver conosciuto centinaia di ragazzi e ragazze, centinaia di persone in questi anni, aver fatto tanti pezzi di strada con chi più lunghi, con chi un po' meno lunghi, e aver condiviso un ideale e un sogno, con la consapevolezza che mi resta per il futuro, che con tutti voi, con tutti quelli con cui ho avuto la possibilità anche di fare un piccolo pezzo di strada, resterà sempre quei valori, quel sentimento, quel senso di appartenenza a una comunità politica, a un'identità che è forte, che è fortissima. Io sono sicuro che qualunque battaglia saremo chiamati a svolgere come movimento nei prossimi anni, con a fianco qualcuno di voi, io sarò sicuro di poter guardare avanti verso gli obiettivi e non dover guardarvi né di fianco né alle spalle per correre il rischio che le cose non vadano. Rinnovamento, io sono stato messo, perché di fatto è andata così, 2 anni fa, coordinatore nazionale dei giovani, alla vigilia della fase più difficile, più complessa della Lega, e mi ho preso un solo impegno davanti al coordinamento federale dei giovani che aveva chiesto di prendermi questo incarico, quello di portare il movimento giovanile all'assemblea, un'assemblea politica, programmatica ed elettiva che non si teneva appunto da già allora, da 9 anni. Ci ho messo 2 anni e vi chiedo scusa, ci ho messo 2 anni per convocarla, però oggi siamo qui e l'abbiamo fatta. Ci ho messo 2 anni e vi chiedo scusa, però qualcosa nel frattempo credo che tutti insieme l'abbiamo fatta. Io all'inizio del mio discorso mi ero sentito di dire qualcosa sulla Crelo, perché a me mi viene da sorridere, perché davvero penso a Crozza per come sono vinti tra Bossi e Maroni, però credo che abbia già detto tutto Marco nel suo intervento e credo che quello che ha detto andrebbe messo nero su bianco, anche rischiando di perdere la mimica della sua faccia degliota, perché veramente spiega meglio di tanti discorsi che cos'è veramente il sentimento della Lega nei confronti del suo fondatore e del suo segretario federale. Ci sono tante cose che varrebbe la pena di dire, si potrebbe parlare della storia dei giovani, ma è già stato fatto, si potrebbe parlare del futuro dei giovani, del movimento Giovani Padani, ma è quello che tocca fare a Matteo Mugnaschi, che interverrà dopo di me, che è il candidato coordinatore federale dei giovani. Oggi siamo qua il 30 di luglio, l'abbiamo detto, è bello andare in spiaggia, la Liguria non è lontana, c'è la focaccia buona, Belino, un sacco di robe. Però poi batte le mani, però i partiti si ricordano di avere i giovani di solito solo in campagna elettorale, la Lega no. La Lega no, perché i giovani ce li ha, e quando uno se lo ricorda la Lega, sono i giovani a ricordare la Lega, che la Lega ha migliaia di giovani che militano nelle proprie fila e che con entusiasmo credono nell'ideale di libertà che il nostro movimento porta avanti. Questa è la forza e la differenza della Lega. Noi non siamo l'anonima pigia bottoni online del Movimento 5 Stelle, noi non esistiamo,
Noi non esistiamo nei forum online e non esistiamo perché siamo parlamentari a Roma come i giovani del 5 Stelle. Noi esistiamo perché ci facciamo un culo così dalla mattina alla sera e quando abbiamo finito di lavorare, di studiare, andiamo a rompere le palle, peggio dei testimoni di Geova, a tutti quelli che conosciamo per spiegare che la Lega Nord e Roberto Maroni ci hanno ragione. Non crediamo di aver ragione perché siamo dei presuntuosi, ma facendo questo mestiere da testimoni di Geova e parlando con la gente ci rendiamo conto che le cose che vogliamo, le cose che diciamo sono quelle che la gente si aspetta, di cui la gente ha bisogno, e ne siamo convinti e consapevoli perché non ci sottraiamo mai al confronto con giovani e meno giovani. E da questo confronto oggi emerge che la situazione è veramente difficile. Noi, l'ha detto prima Simone Parigi, il neo coordinatore a questo punto nazionale dei giovani della Lombardia, noi siamo l'esercito della Lega, noi siamo l'esercito padano, noi siamo un esercito di giovani indipendentisti. Siamo andati in giro per le piazze per anni a gridarlo, dobbiamo tornare a farlo, dobbiamo tornare a battere le piazze, e non importa se alla prima manifestazione saremo in 5 o in 10 o in 100, l'importante è che noi continuiamo ad andare avanti determinati e capabili, e alla seconda, alla terza, alla quarta, alla decima manifestazione muoveremo le coscienze e ci porteremo dietro i giovani come noi, porteremo in piazza migliaia, milioni di persone, come succede nel resto d'Europa, perché non è che in Catalogna si è svegliato Marco Pinti la mattina, è andato in piazza di Catalogna e ha detto lottiamo per l'indipendenza, vogliamo il referendum, e milioni di catalani sono scesi in piazza. Vabbè, Pinti è bravo, ci mette 2 settimane. Datemi una lega che serve al mondo. Non è che ci ha messo un giorno neanche in Catalogna o in Scozia o nelle Fiandre, ovunque in Europa si combatte per la libertà dei popoli. Si sono fatti un mazzo tanto, hanno dovuto mangiare la merda come noi abbiamo mangiato la merda in tante occasioni, ma sono andati avanti convinti della propria identità, convinti delle proprie radici, e hanno saputo cogliere i momenti politici giusti per spiegare ai loro concittadini che ancora non avevano capito perché avrebbero dovuto ribellarsi. Io sono qui a parlarvi non perché sono io, perché non è vero che uno vale uno. Il senso di quel cartello, già molto ben spiegato dal saggio Giorgetti, è proprio questo, che non è vero che uno vale uno. Io sono qui e vi sto parlando perché ho coordinato e rappresento migliaia di giovani che fanno attività politica sul territorio, lo dicevamo prima, quotidianamente, ed è il fatto di essere organizzati, di essere compatti, di essere uniti, di essere determinati, che ci permette di essere quello che siamo. Se io fossi uno solo di quei pesci lì e verrei qui a parlarvi, o sono un fenomeno, oppure non direi nulla, direi solo la mia opinione personale. Invece quello che vi sto raccontando è quello che ho imparato in questi 17 anni, macinando migliaia di chilometri, stringendo migliaia di mani e passando nottate intere a parlare con tutti quelli che capitavano a tiro, per la gioia delle morose di ciascuno di noi. Quindi quel cartello, niente panico, vuol dire che noi dobbiamo guardarci l'uno con l'altro, dobbiamo guardare che abbiamo di fianco a noi, e non leggere il Corriere della Sera, e non leggere la Repubblica, e non guardare il TG3 che ci dicono che le cose per la Lega non vanno bene e poi agitarci tutti. Niente panico, guardatevi di fianco, siamo qua un migliaio di ragazzi e noi ci siamo e siamo pronti e siamo organizzati. Non c'è motivo di dire che le cose non vanno bene, non c'è motivo di avere panico, è solo questione di usare la testa. Cuore ne abbiamo tanto e l'abbiamo dimostrato in tutti gli interventi che si sono succeduti fino adesso. Dobbiamo dimostrare di avere anche la testa, che traduce le spinte del cuore in risultati concreti. Se sapremo fare questo, il pesce dell'Italia non durerà molto e credo che cominceranno a scappare.
C'è anche il tema dell'alleanza. Roberto lo sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, che l'accordo, nuovamente l'accordo con il PDL a noi non è piaciuto, anzi proprio non ci è dato giù. Roberto lo sa che ci ha fatto anche un po' schifo, però alla fine ha avuto ragione lui, ha fatto l'accordo col PDL e ha vinto la regione Lombardia. Noi gli abbiamo detto che non ci piaceva, ma il capo è lui. E noi abbiamo obbedito e seguito gli ordini e siamo andati in piazza e siamo andati a fare campagna elettorale e abbiamo lavorato per portare le ragioni della Lega, per spiegare perché era necessaria quell'alleanza con il PDL, che a me, che a noi fa assolutamente schifo, perché quella gente lì non è il rinnovamento, quella gente lì non è la novità, quella gente lì non è il cambiamento. Io mi sento pulito. Quando li guardo non sono sempre convinto che anche loro siano così puliti, ma non siamo andati in giro a fregnare, non siamo andati sui social network a fare gli eroi dietro la tastiera, gliel'abbiamo detto, certo cosa ne pensava, abbiamo preso le consegne e siamo partiti a fare campagna elettorale. Questo è un movimento organizzato, questo è un movimento indipendentista che è in grado di combattere e abbattere il proprio nemico, e il nemico di un movimento indipendentista è lo Stato, ricordiamocelo bene, non è una cosa da poco, e per già per questa cosa qui qualcuno potrebbe rischiare qualcosa. Perché PDL o PDL, o PD, CCP, CCCA, qualunque sigla possa essere alleata con noi, la destinazione è sempre quella e non cambia, è l'indipendenza della Padania. E non lo è perché è scritta sullo statuto della Lega, ma perché è quello che sentiamo noi nel nostro cuore tutti i giorni. Purtroppo per noi, però, perché sono quei videogiochi che tu vinci un livello, ti senti, comincia a essere vinto la regione Lombardia, ti senti bravo, dici cavoli come sono bravo, adesso secondo livello, no, beh, secondo livello ed è più difficile continuare a mettere dentro, sì, e quella invece la regione si ricorda i gettoni della macchinetta perché il livello dopo non riesci mai a passarlo. Ma l'indipendenza ormai non passa più da Roma, non passa più solo da Roma, il gioco si è complicato, l'hanno reso più complicato, in un momento in cui lo Stato nazionale sta crollando, invece che aprirsi uno spazio per i popoli, per le regioni, per le autonomie, hanno centralizzato il potere decisionale tutto a Bruxelles, ed è per quello che su quel tavolo davanti al segretario federale della Lega Nord e al governatore della Lombardia ci sono due bandiere europee, una con la svastica nazista e una con la faccia del martello comunista, perché questa Europa, anzi quello dei giornalisti li potrebbe fare, il governatore della Lombardia si è tutto dietro queste bandiere. Queste bandiere rappresentano il nostro futuro. C'è un Reich che ormai è quasi riuscito a fare quello che il Reich millenario di Hitler non è riuscito a fare con i carri armati, utilizzando la leva finanziaria, e è il suo Soviet supremo a Bruxelles. È il peggio del peggio. Noi siamo convinti che la lotta passi da Roma, ma quando avremo battuto Roma non saremo neanche a metà del nostro percorso, perché ormai le leve vere del potere, Roma, cioè per me è paradossale, Roma vive alle nostre spalle, però essendo un parassita è molto attento a non succhiarci mai via troppo, perché se poi ammazzi il corpo che ti ospita e poi perdi anche tu. E questa intelligenza, questa finezza a Roma ce l'hanno, a Bruxelles no. Bruxelles non fanno i parassiti, nel senso che loro non vogliono vivere alle nostre spalle, loro vogliono semplicemente la nostra ricchezza, quello che si produce in Padania, loro vogliono che si produca da un'altra parte, possibilmente nel nord Europa, semplicemente questo. Capite bene che però l'insieme di queste due cose per noi è letale, è la fine. E se questo disegno va avanti non abbiamo molto tempo per mobilitarci nelle piazze. Io spero che noi come giovani della Lega riusciamo a mobilitare i giovani prima che sia troppo tardi, prima di essere davvero poveri, quando i giovani si mobiliteranno da soli come succede nel resto del mondo perché sono incazzati neri.
noi abbiamo la possibilità di anticipare i tempi, però dobbiamo farlo sensibilizzando le coscienze, sul tema dell'indipendenza, portando il tema dell'indipendenza in tutte le piazze, in tutti i consigli comunali, chiedendo che ci sia, se possibile, in tutto il nord, se non è possibile in tutto il nord, chi se ne frega, in ciascuna regione un referendum, come in Catalogna, come in Scozia, per chiedere ai veneti, ai lombardi e ai piemontesi se vogliono essere liberi. E se io sono lombardo, il referendum verrà fatto prima in Veneto, io sarò solo contento e spero che i lombardi si sveglino e seguano l'esempio dei loro fratelli veneti. Ma noi questa cosa la dobbiamo fare. La dobbiamo fare subito, dobbiamo essere padroni di noi stessi per tenerci i soldi delle nostre tasse e andare a trattare direttamente col Soviet Supremo che c'è a Bruxelles. Dobbiamo, come giovani, questa è una proposta che io lancio a Matteo Mugnaschi, organizzarci in tutti i comuni, in tutte le piazze, per andare in tutti i consigli comunali a discutere di indipendenza, coinvolgendo quante più persone possibili, coinvolgendo tanta gente, facendo quello che sta facendo, che hanno fatto in Catalogna e in Scozia. Non è la Lega Nord scozzese o la Lega Nord catalana che sta organizzando il referendum per l'autonomia in Scozia o che organizza le manifestazioni per chiedere il referendum in Catalogna. No, sono dei contenitori più ampi, magari è la Lega Nord locale che li ha stimolati, ma non sono gestiti dalla Lega Nord locale, cercano di coinvolgere la società civile al di là delle bandiere, al di là dei colori, al di là dei simboli, per renderli tutti consapevoli che appartengono a un popolo, che appartengono a determinate radici. Noi questo dobbiamo avere il coraggio di fare come giovani e dobbiamo farlo presto. Io sogno, l'ho sentito parlare da Matteo Salvini, una grande manifestazione prima della fine dell'anno, magari qui a Milano, magari con 1 milione di persone in piazza, magari di più, e magari la maggior parte di questi non saranno leghisti, ma tutti chiederanno autonomia e indipendenza per il nord, autonomia e indipendenza da Roma e autonomia e indipendenza da Bruxelles. Per me è un sogno, e se noi come giovani raccogliamo questa sfida e la portiamo avanti, credo che davvero avremo fatto qualcosa di concreto per cambiare il nostro futuro, perché la Padania non basta urlarla, non basta venire qui sul podio al Teatro Nuovo davanti a una platea di leghisti e fare il fenomeno e urlare che vogliamo la Padania libera. La Padania libera dobbiamo trovare il modo di farla, dobbiamo trovare il modo di comunicarla, dobbiamo far capire che l'indipendenza, il Nord, è dalla parte di chi conosce qualcosa e non conosce qualcuno. Dobbiamo tradurre l'indipendenza in concetti positivi. L'indipendenza è dalla parte di chi pensa che lavoro e impegno siano prima un dovere che un diritto, che la cultura debba venire dal basso, che le radici siano fondamentali, che servono cose concrete e soprattutto che il futuro sia qui e non in Cina, non in Brasile, non in India. Noi vogliamo avere il nostro futuro qua, noi siamo giovani, vogliamo crescere e realizzarci qua, e questo dobbiamo affermarlo con forza. Questo è il significato della parola indipendenza. I nostri governatori devono fare qualcosa per i giovani. Lo so, non è facile. Non è facile perché il 75% delle tasse in Lombardia non ce l'abbiamo ancora. Però dobbiamo fare qualcosa di concreto prima che sia troppo tardi. Serve che le nostre regioni diano delle agevolazioni per l'affitto alle giovani coppie. Giovane coppie a cui non chiederemo se sono sposati, ma a cui chiederemo dove sono nati, perché a noi non ce ne frega niente se sono sposato o no. Ma io sono dei lombardi, li do ai lombardi, soldi per i piemontesi, soldi per i veneti, Dobbiamo difendere economicamente la maternità, lo diceva prima Lorenzo Fontana, magari non sembra un tema da giovani, invece è un tema da giovani, perché noi stiamo scomparendo e di questo passo di giovani padani ce ne saranno sempre di meno, ci sarà qualcos'altro e dobbiamo svegliarci, e chi ci governa deve avere questa sensibilità, perché altrimenti rischiamo davvero di fare una battaglia contro i mulini a vento.